Pronto intervento ed esami strumentali a domicilio attraverso farmacie e laboratori di analisi. Da un protocollo d'intesa siglato dalla Sanitel, azienda leader nazionale nei servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare, con. Feder Pharma e FederLab Italia si potrà ottenere una prestazione medico-infermieristica a domicilio entro un'ora dalla richiesta nelle 700 farmacie della provincia di Napoli. Un modo per essere più vicino alle esigenze dei cittadini. Salvatore Isaia di Sanitel. È un progetto che parte da Napoli e noi ci teniamo a precisare che parte da Napoli. Che cosa cambia? Cambia che attraverso la rete territoriale delle farmacie e dei laboratori di analisi il cittadino può recarsi in queste strutture potendo accedere direttamente alla prenotazione dei servizi di assistenza domiciliare che Sanitel eroga. Quindi siamo più vicini al cittadino. È un servizio... Sociale, per cui noi ci teniamo moltissimo a questo accordo fatto con FederFarm e FederLab. Facciamo un esempio pratico. Il paziente cittadino va in farmacia e che cosa può chiedere? Il paziente si reca in farmacia e acquista di solito dei farmaci. Eh, direttamente al banco il farmacista può richiedere uno dei nostri servizi di assistenza sanitaria domiciliare. Facciamo un esempio: una Flebo. Il farmacista si collega al nostro portale web, prenota direttamente la prestazione, gli viene rilasciato un voucher e il nostro operatore entro un'ora si recherà a casa del paziente per erogare la prestazione. Una ennesima occasione per presentare un'ulteriore iniziativa in linea con i decreti Fazio per ottenere i servizi in farmacia, secondo il Presidente di Federfarma Napoli, Michele Diorio. Grazie alla collaborazione di altre strutture come la Sanitel che è un'azienda estremamente ramificata sul territorio, estremamente capillare, estremamente efficiente che gode peraltro anche di di una eh, stretta collaborazione con la Federlab, cioè con l'associazione che riunisce i eh, colleghi eh, analisti, quindi un sistema sempre più integrato, anche in linea con quelle che sono le richieste che la nuova regione Campania ci sta facendo. Io vengo proprio dalla eh, sottoscrizione di un ulteriore accordo per i presidi per diabetici, diabete, prevenzione autocontrollo, controllo clinico, quindi è un sistema sempre più articolato, fatto peraltro in, una, in un clima di grossa sostenibilità eh, economica, in, non gravandosi i costi regionali che anzi dal mio punto di vista, finivo di dirlo pochi minuti fa, ci dovrebbe essere grata per i problemi che stiamo loro risolvendo.